Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Di avere i dati, le informazioni, attendiamo che il governo ci dica. Noi non sappiamo nulla di fondi alla Russia o dalla Russia o di altro tipo o di altro genere. E quindi per ora sono solo illazioni. Ogni notizia non verificata è buona per dire che la Lega ha rapporti con Putin e con la Russia. A chi mi è dato a sapere, gli unici fondi e gli unici soldi anche importanti che sono arrivati in questo paese dalla Russia sono arrivati al Partito Comunista, non alla Lega. Questo è un dato provato. Per il resto sono illazioni. Poi però, se ci sono dei dati che vengono illazioni, fuori... Cioè, per quello, mi scusi, per quello che dice, che risulta a lei, lei dice non sono illazioni nel senso che non sono mai arrivati questi finanziamenti? Assolutamente no. Sono anni che si sta parlando di questa storia e non c'è nulla. Quindi siamo di fronte veramente al nulla cosmico. Ripeto, l'unico dato storico certo è che i soldi dell'Unione Sovietica sono arrivati al Partito Comunista. Il resto sono totali illazioni. Noi aspettiamo di sentire, di sapere. Se appunto queste informazioni ce l'avrà il governo, se ce l'ha il governo le farà sapere ai cittadini. Ma lei chiede che venga fatta chiarezza, che sia il COPASIR a occuparsene. Però le chiedo anche un'altra cosa. Che se ne occupi il governo, che se ne occupino tutte le autorità, ma al momento siamo di fronte veramente a così una informazione generica. Che sono arrivati dei soldi. Perché proprio, voglio dire, la notizia è che in Europa non sappiamo ancora se riguardi l'Italia, sto a quello che è uscito, non ci sono conferme, però c'è il tema di tutti hanno guardato alla Lega per via di un rapporto politico. Ma un conto è avere un rapporto politico, un conto è avere un rapporto di conto corrente. Sono due cose completamente diverse. Sto distinguendo, però dico, un momento, soltanto volevo capire, il rapporto politico però c'è. Con il partito, quello è in essere, insomma. Il rapporto politico c'è stato, ma i rapporti ci sono stati sempre. Prima di questo conflitto non siamo stati gli unici, certo, ad avere rapporti con Putin, con e la Russia. Dopo questo conflitto, naturalmente, siccome la Russia ha torto perché ha invaso la sovranità di un paese che è l'Ucraina, ovviamente i rapporti si sono interrotti, ma questo mi pare che, voglio dire, sia un dato di fatto. Provenzano, prima di darle la parola vorrei sentire anche Stefano Feltri, Agnese Pi.